Amiche ed amici di TV Luna, ben ritrovate e ben ritrovati. È una puntata di Pixel che, per quanto mi riguarda, è una puntata veramente molto importante. Ce ne sono sicuramente le più importanti nella vita di uno che fa questo mestiere. Io sono nato a qualche chilometro da qui. La vita, il mestiere, le cose mi hanno portato lontano da quello che io considero la mia terra, la mia isola. Ero in diretta due sere fa, stavamo parlando di Nizza-Napoli, eravamo collegati con Nizza, stavamo sorridendo e mi sono incominciato ad arrivare degli sms, dei messaggi da parenti, perché io qui sull'isola ho decine e decine di parenti con i quali condivido le emozioni di una vita e che ovviamente sono la mia famiglia. E c'è un terremoto. Quando ti arriva questa notizia ti preoccupi, ti emozioni, cerchi di avere dei collegamenti immediati, e quando c'è un terremoto, chi lo ha sentito, chi ne ha sopportato l'azione, sa perfettamente che non c'è calma che tenga, che non c'è modo di stare sereni, di dire non ti preoccupare, non è niente, non sta succedendo niente. Il terremoto è una cosa che ti avvolge, che ti travolge, che ti fa scappare non so neanche dove. Per fortuna in questo terremoto qualcuno istintivamente ha fatto delle cose meravigliose, per sfortuna qualcun altro ha fatto un passo in più o in meno e non c'è più. Senza retorica, come sempre, noi questa sera siamo venuti per testimoniare la reale situazione che c'è a Ischia, in tutta l'isola, per testimoniare la voglia che c'è da parte, io non so se vi rendete conto, ma noi in pochi minuti abbiamo letteralmente invaso una piazza, la reale voglia che c'è da parte delle istituzioni di farsi sentire, degli imprenditori di farsi sentire, degli abitanti di farsi sentire, perché no, anche di tanti turisti che sono rimasti e che si vogliono fare sentire. E noi abbiamo due ore per farlo, quindi cercheremo di farlo nel miglior modo possibile, nel modo più rapido possibile. Una delle voci che ho incrociato subito è qui vicino a me ed è un amico, è Gaetano Ferrandino, che è direttore del Golfo, ma è soprattutto un amico, e che ho avuto la fortuna di agganciare telefonicamente, perché poi a un certo punto incominciare a telefonare è stato difficile, incominciare ad avere i collegamenti video è stato complicatissimo. Gaetano, tu mi devi dare una mano questa sera a far sentire quante più persone possibili, istituzioni e naturalmente abitanti. Abbiamo il parroco qui proprio qui dietro che è corso per parlarci, ma abbiamo tante persone. Quindi tu sei pronto in questa operazione? Prontissimo, quando voi partiamo. Abbiamo il parroco, abbiamo anche un autorevole rappresentante del mondo alberghiero, ci sta raggiungendo il sindaco di Ischia, soprattutto c'è una delegazione di ragazzi che oggi è stata protagonista, diciamo così, di un fatto di cronaca ovviamente civilissimo, di una protesta fatta, perché insomma qui tira una cattiva aria, parliamoci chiaro, l'economia, la stagione sono a rischio e insomma... Ne parliamo con tutti, lo facciamo anche grazie, attenzione, la mia regia esterna che in pochi minuti ha approntato questo collegamento e che poi saluterò uno per uno, sono dei bravissimi, ottimi professionisti, ci fa salutare Max Guerriero e Matilde Andolfo, che è con me padrona di casa di questo programma, insieme a Fabio De Rosa, che è mio amico e collega da tanti anni e conduce con me una parte importante di un programma che è l'Anchorman, che ci darà una mano come tutti. Matilde, tu sei sull'isola da prima, hai raccolto testimonianze, hai fatto interviste e quindi diciamo ci hai anticipato come squadra di un giorno. Matilde Andolfo. Sì, buonasera ai telespettatori. È chiaro che sono stati particolarmente intensi, abbiamo avuto le emozioni sotto tanti punti di vista, ma innanzitutto in primo piano la gente, le persone che sono morte sotto le macerie, le due signore anziane, ma poi soprattutto ecco, abbiamo vissuto in diretta la storia dei Tellini e poi quella di Ciro, che Ciro Marmolo, 11 anni, che ci ha portato proprio alla realtà ma anche alla vita dopo i momenti anche tragici di un terremoto. Poi alla fine tutto si supera. Naturalmente poi vi daremo anche degli aggiornamenti. In questo momento ad esempio vi posso dire che Ciro è attualmente ricoverato al Santo Bono di Napoli, è in terapia iperbarica, sta sicuramente meglio, stanno facendo gli accertamenti. Vicino a lui c'è il papà, c'è Guglielmo Marmolo, che è appunto il papà di Ciro e di Mattias, ma naturalmente poi nel corso degli aggiornamenti vi daremo conto. La linea anche a Massimiliano, che è un po' anche l'occhio, il supervisore in questa piazza. Sì, grazie Matilde, abbiamo raccontato tanto in questi giorni, però Fabio, Salvatore, il senso credo che sia racchiuso in un gruppo nato ieri su Facebook, hashtag Ischia vive. C'è questa voglia, questa grande speranza di ripartire e andare avanti. Fabio.
Buonasera a tutti, caro Salvatore. Ischia vive ed Ischia vive con noi, e noi vogliamo sentire e far sentire la voce di Ischia ai tanti telespettatori che forse fino ad oggi hanno avuto una visione distorta di quella che era accaduto realmente ad Ischia. A te, Salvatore. Grazie mille. Un po' alla volta, ragazzi, intervenite tutti, altrimenti per me diventa complicato. Allora, Gaetano, io inizio dal parroco. Buonasera. Non ricordo il suo nome, mi perdoni. Don Pasquale Sferratore. Sono il più anziano come anni di servizio di parroco, 57 anni di parroco. Mi sono trovato in mezzo alle alluvioni e terremoti, ho aiutato sempre a tutti quanti. Sono qui per una ragione, prima di tutto per dare conforto alle famiglie che hanno risubito queste cose, perché è doveroso dare coraggio in queste azioni. E poi anche per precisare alcune cose per la televisione. Innanzitutto si parla Ischia, sono sei comuni. E queste state colpite, è stata Casamicciola e l'Accamena nella parte alta, e anche la parte di Forio nella parte alta della mia parrocchia. Seconda cosa, quando parliamo di queste cose non è bello parlare di abusivismo, perché non siamo una massa di ladri né di delinquenti, e la gente è onesta e ci stanno facendo tutte queste reclame torno. Il terremoto è una cosa, l'abusivismo è un'altra cosa. Mo parliamo di aiutare questa gente, di stare vicino a loro. E un'altra cosa è questa, riguarda forse voi giornalisti, ma senza offesa cercate di capirmi, perché la chiarezza è sempre bella. Quando avvengono queste cose, allora si fanno un bombardamento del cervello la sera, mattina, sera, ad alta voce e tutto il resto. La gente è già scoraggiata, deve avere coraggio, bisogna dare emozioni, dare sostegno e quindi dire quelle cose che danno coraggio a questa popolazione. Non le dobbiamo scoraggiare. Perciò andiamo avanti, ma non ci dite più che siamo abusivismi, perché qualche giorno è questo, pure sottoterra ci siano abusivi sottoterra. Bravo Don Pasquale. Adesso non tutti l'hanno sentito, mi dispiace, ma questo è un collegamento nato così. La prossima volta portiamo le casse. Grazie, bravo. Pasquale. Posso dire una cosa? Io posso, Salvatore di Dracamino, se no cancio capim. Se no dice, ma chi è questo signore che viene dalle televisioni? Questa è TV Luna, c'ha un direttore lacchese che ama Ischia e che è venuto a fare proprio quello che dice lei. Sa qual è cosa vorrei dire io? Vorrei dire io veramente questa sera è che non è venuto il terremoto perché c'è l'abusivismo. No. Sarebbe venuto a prescindere. È chiaro? È chiaro. Perché grazie Don Pasquale. Parte alta. Lo so, ce lo faccia dire. Lo so. La parte alta è sempre stata soggetta a queste cose di terremoto. Non c'ha niente a che vedere con l'abusivismo. E poi voglio dire a tutti quelli che sono stati colpiti, non vi scoraggiate. Bravo. Andiamo avanti e ve lo dico in questo modo. Di l'equanotte tramontate stelle, all'alba vincerò. Forza! Ci sta, grazie. Ci sta, bravo Don Pasquale, bravo. Ci sta questa cosa, prego, ci i tuoi ospiti. Ti stavo aggiungendo un aneddoto, intanto ci raggiunge Mario Leonessa, che lui è stato anche il primo sacerdote a celebrare messa in tedesco a Ischia, quindi è uno che di turismo veramente ne capisce. Mario Leonessa, passiamo alle dolenti note, perché il sistema Ischia si regge nella quasi totalità, per non dire nella totalità, sul sistema ricettivo, alberghiero, con tutto quello che ne sussegue, e pare che la situazione sia delle peggiori. Adesso sono dati che mi può confermare lei, ma si parla di 18.000 persone andate via dall'isola, di prenotazioni disdettate, in una parola, insomma, di stagione che praticamente, salvo miracoli, può considerarsi già conclusa. È vero, ha perfettamente ragione. Ci sono state 18.000 partenze, già una serie di disdette esagerate per il mese di settembre e attualmente, per cui c'era un pienone fino alla fine di agosto e anche oltre, e poi dopo è finito tutto quanto. Questo discorso mediatico negativo che ha fatto principalmente la RAI e i giornali e le cose, è stato totalmente negativo, considerando che è concentrato in un lasso di zone di Casamicciola, che ci dispiace per i due morti e per la fortuna per aver tirato fuori i bambini, però c'è anche un'altra isola che è funzionale e ha tutti i requisiti per poter rappresentare
nella sua totalità la cosa là. Ed è anche quella che stiamo vedendo stasera, perché funziona alla perfezione. Adesso però attenzione, un lacchese con i lacchesi, c'è cioè il sindaco di Laccameno. E questo sarebbe il mio sindaco se non fosse emigrato qualche tempo fa. Però andiamo prima dall'altra parte, perché c'è, ci sono tanti ospiti, tante persone che vogliono parlare, poi parliamo col sindaco di Laccameno, che ripeto, se non fossi scappato per andare a fatica all'estero, fuori Ischia, per capirci, sarebbe comunque il mio sindaco. Allora, Max, prego. Eccoci qui, Salvatore, come dicevi tu, tanti ospiti. Io partirei dagli albergatori. Lisa Romano è un albergatore proprio del posto, e c'è una proposta particolare che verrà fatta tra pochissimo proprio su TV Luna. Tante disdette in questi giorni, centinaia di persone. Lisa, lei mi diceva, anche clienti storici che hanno detto no, noi non veniamo più perché abbiamo paura. E voi cosa avete fatto? D'accordo anche con altri colleghi, offrirete per dimostrare che qua la situazione è tranquillissima, che ci si può divertire, star bene come sempre, un giorno gratis presso le vostre strutture. Coloro che hanno già prenotato, e l'appello è a loro che sono ancora così scossi, hanno paura eccetera, prima di disdire la vostra prenotazione venite a vedere con i vostri occhi, e questo l'invito, un giorno del vostro soggiorno prenotato ve lo offriamo noi per darvi la possibilità di toccare con mano la realtà, che è ben diversa da quella che avete visto in televisione. Noi abbiamo avuto anche telefonate, sono due giorni che viviamo una situazione incredibile. Quando andiamo a dire no, guardi, qui è tutto tranquillo, addirittura gli insulti, signora ma lei ci prende in giro, pensa che noi non vediamo la televisione, la realtà è quella che vedono in televisione, ma la realtà è un'altra. La televisione ha messo l'accento su una parte della realtà, ma la realtà è molto più ampia ed è diversa, come appunto ci sono le tante testimonianze di questa sera. Siamo questa sera qui proprio per raccontarla, Salvatore. Poi non so, c'è il sindaco, poi abbiamo due ingegneri a confronto. Allora, abbiamo veramente una grande emozione, una grande partecipazione. Mi dispiace, veramente avevamo pensato a un collegamento televisivo con delle interviste. Ci dispiace, abbiamo dovuto probabilmente attrezzare un palco con degli altoparlanti e fare sentire a tutti, ma questa cosa è nata così. È nata proprio ieri dal mio desiderio di dare veramente, come facciamo sempre nella TV Luna, intanto ecco l'orologio d'autore preciso, ci dice che sono le 21:15, lo scoccare del quarto d'ora, e funziona, e quando l'orologio d'autore funziona qualcosa vuol dire. Allora abbiamo con noi il sindaco di Laccameno, Giacomo Pascale. Caro sindaco, io ti ho sentito dire cose molto molto importanti, che secondo me sono state cose che mi hanno anche spinto a venire a fare questa diretta da qua. Noi dobbiamo dire come stanno le cose a Ischia, perché come sempre dobbiamo fare, non dobbiamo nasconderci le difficoltà, i problemi e purtroppo i drammi che ci sono stati. Ma va detto quello che tu hai detto e che ti prego di ripetere. Qual è la situazione oggi a Ischia? La situazione oggi a Ischia è una situazione, per certi versi, a mio modesto parere, paradossale, perché ciò che appassiona un giornalista è la passione della notizia, e invece noi constatiamo, ahimè, una pessima informazione, dove ci hanno inserito in un tritacarne mediatico che sta gettando fango sull'immagine turistica e ricettiva dell'isola d'Ischia. La situazione sta in questi termini: noi abbiamo subito una calamità naturale, questa calamità naturale ha colpito un pezzettino dell'isola d'Ischia nei due comuni a monte di Laccameno e di Casamicciola Terme, ed è nella stessa zona notoriamente riconosciuto per l'alto grado di sismicità. Lì abbiamo subito ingenti danni. Fino ad oggi stiamo procedendo, su indicazione della Protezione Civile e degli enti preposti, alla valutazione dei danni per le scuole e per le strutture ricettive, perché le scuole e le strutture ricettive sono i siti che servono a noi per ospitare eventuali sfollati, una volta che sarà scientificamente esaminata la natura dei danni alle civili abitazioni. Detto questo, che cosa invece si continua a trasmettere come notizia? Si continua a trasmettere e ad alimentare una sterile polemica
sugli abusi edilizi, sulle costruzioni abusive, sugli ischitani che sono un popolo di abusivi. Il popolo di Ischia è un popolo capace, è un popolo lavoratore ed è un popolo che ha sempre avuto alto il senso dell'accoglienza, tanto è vero che Ischia nel mondo, non la devo propagandare io, è conosciuta in tutto il mondo. Allora il problema qual è? Il problema è che io avrei preferito come sindaco che fossero riportate esattamente le cose come stanno, a partire dal fatto che il governo italiano è qui a Casamicciola. Abbiamo avuto sollecitamente i soccorsi, guarda casa anche nella sua esperienza per la prima volta lei non ha sentito una polemica sui soccorsi, perché sono stati puntuali e di alta professionalità. La regione Campania ci ha assistito tutta la notte dalla scossa di terremoto, la prefettura di Napoli, la protezione civile, i vigili del fuoco, a cui va un grosso ringraziamento, a quegli angeli che hanno salvato i bambini sotto le macerie. Sono questi i volontari, sono questi, e questo è il cuore di Ischia e il cuore degli italiani. Ho ricevuto personalmente la solidarietà del Presidente della Repubblica Mattarella, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi è stato qui il Ministro Pinotti, che ha ribadito il suo impegno per il decreto del 29 per quanto riguarda lo stato di calamità naturale. Allora smettiamola una buona volta di parlare di abusivismo edilizio, perché in questo, mai come in questo caso, l'abusivismo edilizio non c'entra nulla. Se con le vostre telecamere avete domani mattina la curiosità di andare sui luoghi, voi noterete, senza essere ingegneri, che la qualità dei detriti e delle pietre delle case cadute sono fabbricati di vecchio impianto. Nel mio comune il fabbricato più, diciamo, ammalorato è la chiesa di San Giuseppe al Fango, che è dell'Ottocento. Allora mi chiedo di che cosa stiamo parlando. Bravo. Questo è il senso. Questo è il senso. Ma non lo faccio. Noi siamo stanchi. Io vorrei che si dicesse: noi siamo sommersi dalle bellezze. Un altro aspetto che le voglio sottolineare: i turisti hanno abbandonato Ischia. Non è vero. Noi siamo alla ricerca di trovare camere d'albergo per gli sfollati. Abbiamo grosse difficoltà. Ischia è piena di turisti. Le prenotazioni di settembre non sono state disdette. La gente a Ischia si diverte e sta benissimo. Allora dico, parliamo di Ischia anche in questi termini. In che cosa riusciamo ad offrire e che cosa stiamo facendo. La qualità delle nostre aziende è eccezionale. Noi siamo il 40% del PIL nella regione Campania. Di che cosa parliamo? Io non l'ho capito ancora. Sindaco, meglio di così non poteva andare. Vengo subito da lei, signora. Mi lasci concludere una cosa. Prego, prego. Domani mattina abbiamo anche i tecnici della città metropolitana a disposizione dell'unità di crisi. Mi lasci ringraziare le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto. Sono qui, guardi, sono tutti qui accanto a noi, i vigili urbani, gli uffici tecnici, tutti i tecnici dell'isola d'Ischia stanno collaborando. Domani arrivano i tecnici della città metropolitana. Ieri è stato all'ospedale il presidente De Luca, l'onorevole De Luca, presidente della giunta regionale. Abbiamo la vicinanza, la solidarietà concreta di tutti i livelli dello Stato. Questo è l'orgoglio di Ischia. Sicuramente questi signori non stanno qua per Giacomo Pascale, io non conto niente. Stanno qui perché Ischia è Ischia e noi ripartiremo al di là di tutto sto fango che ci stanno buttando addosso. Grazie. Allora, guardate, in un primo intervento la filosofia di questo programma. Ribadisco, signore, venga vicino a me, dammi un attimo la linea a questo signore che sta di là, lei sta con me, interviene dopo invadendo il campo del sindaco. Venga qui Fabio De Rosa, prego. Sì, allora Salvatore, io sono forse con uno dei più grandi esperti di terremoti, l'ingegnere Francesco Mazzarella, ingegnere che negli anni 80 a Napoli ha messo in sicurezza 350 fabbricati, e dunque con lui vorrei mettere in relazione i danni con quella che è stata l'entità del terremoto e come è possibile tanto scalpore. È assurdo, è soltanto un effetto mediatico, perché una magnitudo 3,5 è insignificante, non significa niente, è davanti agli occhi di tutti, perché i danni non stanno da nessuna parte.
è soltanto qualche casa fatta di pietre con poca malta che è caduta, una, due, tre, e non possono influenzare la condotta e l'obiettivo turistico di un'isola. Ci sono delle persone e degli eventi che hanno creato questi problemi, sono molto semplici. Un comunicato fatto all'alba di ieri che ha detto che l'ospedale è stato evacuato. Una struttura pubblica che deve rappresentare sicurezza, che deve essere pronta a raccogliere le persone che sono fatte male, che dice che è evacuata. E nello stesso tempo sono usciti fotogrammi di qualche casa demolita. La gente si è spaventata e è voluta scappare. Ora, parlare di queste cose, approfittare di questo momento particolare da parte di Lega Ambiente, che ogni momento strombazza l'abusivismo, che non è un'associazione onlus gratis, è un'associazione che specula sull'ambiente perché prende introiti e milioni di euro per CO2 zero, per solaria, per altre cose, in cui tutti i funzionari di Lega Ambiente stanno nei maggiori produttori di ambiente, cioè eliminazioni di CO2, produzione di energia alternativa, e guadagnano e incassano decine e decine di milioni di euro. Lega Ambiente è pronta a buttare fango dappertutto per essere presente. E parla di abusivismo, dove l'abusivismo, come dice il sindaco, non c'entra niente. Ingegnere, io vorrei... È sana e sicuramente non può essere tacciata di pericolosità. Fabio, così ci capiamo. Noi parliamo di quello che è la situazione, siamo venuti a fare la vera cronaca. Se iniziamo a fare polemica, questa poi ci trascina lontano. Vi prego veramente, facciamo la cronaca. Poi tutte le considerazioni, mi rendo conto, quando uno sente di aver subito un torto, giustamente attacca. La prego però, aiutateci a fare la cronaca così... Non c'è pericolo, non c'è pericolo. E qua io la seguo, oltre la prego, perché voglio difendere qualcuno. Ci sarà modo poi di confrontarsi. Oggi noi, e lei lo dice benissimo, abbiamo il dovere di fare la cronaca e di dire qual è lo stato delle cose per evitare che accada il terremoto del terremoto, perché questa è la cosa più pericolosa che può capitare a una terra così bella che vive della sua bellezza. Questo siamo venuti a fare, ma senza nascondere quali sono i problemi, perché altrimenti saremmo degli sciocchi e ci tireremmo addosso del ridicolo, cosa che non vogliamo. Fabio, quando hai concluso, io ho una signora che deve intervenire. Io vorrei concludere dove praticamente, secondo l'ingegnere Mazzarella, l'entità non è direttamente del sisma avutosi, non è direttamente proporzionale a quelli che sono i danni che si sono voluti far passare. Non ci sono danni per il sisma, sono case vecchie che sono cadute perché qualcuno li ha toccate, nient'altro. Il sisma non ha fatto danni, questo è tutto. Salvatore, per me è tutto. Allora, facciamo Gaetano, mi dai una mano, c'è anche la signora. Qui tutti vorrebbero parlare, ci mancherebbe altro, io vorrei far parlare tutti. Cerchiamo di essere tutti quanti belli forti, io tra un minuto mi devo prendere due minuti di pubblicità, se no non ci potessimo venire, anche quella serve. Signora, prego. Allora, buonasera a tutti, io mi volevo riallacciare al discorso di prima in quanto ai turisti. Io sono una dipendente di Poseidon, lavoro lì. Ieri abbiamo avuto 1200 presenze di turisti, oggi 1000. Quindi non è vero che tutta la gente è scappata da Ischia, anzi ci sono persone che amano, non tutta. Ci sono persone che amano, io sono sicura di questo, che ritorneranno, ma non nell'immediato anno prossimo. Io spero e penso e ne sono sicura perché conosco i clienti che abbiamo noi già dal mese prossimo, quindi bravo. Poi io però, non sfrocoliatina agli operatori turistici, la voglio fare, perché sa che in questi momenti possono nascere belle idee. Allora, facciamo fare un passo a questa signora che voleva intervenire, diceva se finisce il collegamento, qua dura ancora un'oretta e mezza, però insomma mi dica tutto. Allora, volevo aggiungere soltanto una cosa a quello che ha detto il sindaco Pascale, che praticamente la zona della Rita, la zona che ha colpito sisma, è molto ridotta, molto piccola, quindi per mettere in sicurezza questa zona noi crediamo che non ci vogliano grandi tempi. Chiediamo, siccome all'interno di questa zona rossa sono imprigionate alcune strutture alberghiere che non hanno subito danni importanti, chiediamo assolutamente che venga rimesso immediatamente, il più presto possibile, lo stato delle cose. Grazie mille, grazie buonasera. A lei, grazie a lei e complimenti. Allora,
Lei venga un attimo vicino a me, mi fai questa cortesia? Perché è vero che c'è stata pubblicità di TV Luna, però io devo fare la pubblicità a una piazza. E la signora mi aiuta a fare la pubblicità ai commercianti di Piazza Maio. Figuriamoci, signora cara. Allora, prego. Allora, io sono la proprietaria e pizzaiola della pizzeria Catarì, al centro di Piazza Maio sto, e rappresento i 4-5 commercianti che sono rimasti lì. Noi abbiamo voglia di continuare. La nostra pizzeria non ha subito danni, però purtroppo non può essere raggiunta per tutti i crolli che ci sono stati. Bisogna fare in fretta, oppure volevamo chiedere pubblicamente al sindaco se ci concedeva questa struttura. Il forno c'è, il bar c'è, noi siamo un bar, un forno, un parrucchiere, un ceramista, e potremmo fare tutto qua, pure il negozio di musica. Questi siamo, 5. Lo sa che glielo chiediamo, poverino, lui però deve dare pure dei permessi, non è tanto proprio. Lei lo sa che questi signori, che tanti, allora, io quando incontro un amministratore lo guardo e dico: ne, ma te chi toffa fa? Lo faccio dal presidente della regione ai sindaci, diciamo, dei comuni meno affollati. Non ci sono comuni meno importanti, possono essere più o meno affollati e abitati. Allora, me la devo prendere sta piccola parentesi di pubblicità, me la concedete, e credo che sia chiaro l'intento di questo programma, e mi fa veramente piacere che c'è questa voglia di partecipare generale. Però io devo al mio editore, che vuole bene a Ischia e all'Ischitano, 2 minuti di pubblicità per sostenere TV Luna. Eccola qua. Eccoci qua, eccoci pronti, abbiamo ripreso la nostra diretta. Attenzione alla regia, abbiamo ripreso la nostra diretta. Perfetto. Possiamo andare? Chiedo alla regia di Napoli, che vi sto ascoltando. Se mi fate questi scherzi non ve la do più la pubblicità, così imbarate, perché se poi ci siamo, vero regia di Napoli, mi confermate? Ok? Procedo, va bene, ce l'abbiamo fatta. Allora, ragazzi, mi fate fare prima un intervento da qua e poi tocca a voi. Poi ho perso Matilde. Io rivoglio Matilde Andolfo con tutte le sue, diciamoci la verità, però Gaetano Ferrandino, e poi di nuovo il sindaco di Alcameno, e poi c'è un mio amico col quale condividiamo tante cose e tante no, ma siamo amici per questo, per cui ci facciamo delle belle acchiappatelle ogni tanto. Prego Gaetano. Allora, abbiamo dei ragazzi qua che sono quelli che poi nel pomeriggio di oggi, diciamo così, ci hanno svegliato da quello che era il torpore di un monotono pomeriggio casamicciolese, perché intorno alle 14.30 hanno fatto sentire la loro rabbia per quello che sta accadendo. Insomma, diciamo che se la sono presa con noi tra virgolette, intendiamo la categoria. Abbiamo capito il motivo della protesta qual era, il messaggio che sta passando, che è quello sbagliato. Avete capito anche che noi siamo qua stasera tra virgolette per rendere giustizia. Cos'è quello che percepite, ci interessa capire, perché effettivamente, insomma, c'è chi dice che i danni si sentiranno, anche se poi sento voci anche positive, favorevoli, chi dice che i parchi sono pieni, a noi non può che far piacere. Però Pierangio. Allora, noi siamo venuti qua oggi perché, come giustamente ha detto il sindaco Pascale di Alcameno, che c'è stata una speculazione mediatica, almeno secondo quello che era la nostra visione. Noi siamo persone che abbiamo vissuto, perché abbiamo noi siamo un gruppo di Ischia, non siamo direttamente collegati a casa mia, ma siamo collegati fraternamente, perché ci sono amici, ragazzi che conosciamo da una vita, famiglie, e quindi era nostro obbligo farci sentire, perché quello che è passato in questi ultimi giorni sono state soltanto le immagini di quel lembo di terra, purtroppo, ahimè, colpito dal terremoto, mentre tutta l'altra parte dell'isola che viveva situazioni di tranquillità non è proprio stata presa in considerazione. Noi siamo, quando succedono questi eventi in altri posti, non c'è stata questa speculazione, purtroppo, nel senso che noi viviamo di turismo, dare immagini simili vuol dire rendere la vita impossibile anche ai lavoratori, tutti, quindi da un piccolo evento, purtroppo, che ha segnato la vita di tante persone, poi si rischia di sfociare in una condizione assoluta devastante per l'economia di un'isola che vive di turismo. Noi dovevamo far sentire la nostra voce in quanto ischitani, in quanto campani. E poi volevo dire una cosa, il messaggio che io non faccio polemiche, ahimè, volevo farla, però non la faccio. Il messaggio che passava era questo qui, quello che ho percepito io.
poverini gli altri terremotati, Ischia tutti abusivi. Questo non è corretto, questo non è corretto. Perfetto, grazie, grazie Pierangelo Ciro. Allora ti chiedo di aspettare perché ci spostiamo di qua, poi dopo torneremo a parlare con voi anche di questa singolare e civilissima manifestazione di protesta di oggi. Andiamo da Max Guerriero? Perfetto. Vai, vai Max. Eccoci qui, eccoci qui. Salvatore, prima parlavamo delle forze dell'ordine, c'è la Guardia di Finanza alle nostre spalle, i Vigili del Fuoco, tra poco dovremmo avere un rappresentante dei caschi rossi, la Polizia di Stato, i Carabinieri, davvero tutti. Però adesso parliamo con un altro ingegnere, Francesco Trani. Ingegnere, lei che fa parte dell'acquedotto Isola d'Ischia ha effettuato tante verifiche e ha riconsentito l'accesso a tante persone nelle proprie abitazioni. Cosa ha trovato e soprattutto qual è la situazione, visto quello che si è detto e quello che stiamo dicendo stasera? Certo, grazie, buonasera a tutti. Diciamo che ho avuto la possibilità, attraverso ispezione effettuata sulla rete idrica che ha subito comunque nella zona interessata del Maio dei danni, perché una rete idrica anche questa vetusta che risale agli anni 50 in chiesa grigio, quindi che si è spezzato in vari punti, però siamo intervenuti con molta tempestività per cercare di riparare le perdite, per ripristinare l'erogazione. Resta fuori zona, fuori servita, la zona proprio di Del Maio, che attualmente non è stato possibile consentire. Ecco, al momento qual è la criticità maggiore che si registra ad Ischia, nei vari comuni, nelle varie frazioni? Ma criticità ritengo zero, se non nella zona strettamente connessa con l'evento calamitoso, perché in sostanza tranne questa zona molto molto circoscritta, che è quella del Maio, per il resto non abbiamo. Parliamo di quanti metri quadri più o meno rispetto ai 40 chilometri dell'isola? Ma se parliamo meno di un chilometro quadrato, in sostanza questa è la zona strettamente, diciamo, sì, sinistrata, zona che in realtà è di antica costruzione, insomma dalla tipologia delle strutture che io ho avuto la possibilità di constatare durante i vari accessi che ho fatto, anche alcune alla presenza dei Vigili del Fuoco, insomma è uscito fuori, sono emerse che le strutture che addirittura risalgono agli anni post terremoto 1883, le classiche strutture alla Beneventana di legno con ecco, strutture madre, eccetera. Ingegnere, mi scusi perché questa è una particolarità. Le strutture che è andata a verificare l'ingegnere sono state decine, sono quasi tutte prima del 1900. Sì. Sì, sono prime del 1900 e in particolare ho strutture fatte appunto con la tecnica cosiddetta alla Beneventana in legno, con il rivestimento in pietre e calce idraulica, oppure strutture fatte in pietre, in conci di pietre tufaci dell'Epomeo, quindi legate tra di loro. Essendo una tipologia di strutturale molto caotica, insomma, con una poca coerenza anche della malta che è diventata vetusta nel tempo, evidentemente queste strutture hanno collassato sotto l'effetto del sisma. In realtà niente a che vedere con l'abusivismo, lo ribadisco e condivido anche quelle che hanno detto i miei predecessori, perché in realtà delle strutture che io ho avuto modo di periziare, di strutture recenti con tecnologie nuove non ce ne sta. Quante ne ha periziate? Ne ho periziato più di 22, diciamo sì, più che altri edifici, quindi con più unità immobiliari, per cui trovandomi a fare ispezione sull'area di idrica mi hanno chiesto la cortesia, quindi avendo per fortuna competenza e qualifica nel settore strutturale, avendo fatto anche perizie per terremoto, post terremoto degli anni quello del 1800, 1980. Per mia fortuna no, ma sicuramente quello del 1980 ho periziato vari edifici nel continente. Ho avuto la possibilità di dare una mano agli amici miei di Macerata che hanno avuto subito il terremoto, quindi, nelle Marche. Ha una certa esperienza, quindi, ingegnere. Noi la ringraziamo, prego, per prego, questa testimonianza. Sì, e poi dopo, Salvatore, ti annuncio Matilde Andolfo con delle novità. Io volevo chiedere una cosa all'ingegnere. Allora, è stata messa in relazione, si dice che qui a Ischia si è utilizzato del materiale scadente per edificare. Quindi quello che invece sta dicendo lei è che non si parla di materiale scadente ma di materiale datato, che è una cosa totalmente differente. Assolutamente così, certamente, cioè, devo contestare energicamente, insomma, questa affermazione che è materiale scadente, che è l'abusivismo eccetera, perché in realtà questa affermazione è fatta anche, mi dispiace, da persone illustre, insomma, a livello politico, a livello di funzionari, sono state fatte in modo del tutto apodittico, a distanza, a tavolino, senza rendersi conto di quello che sta sui luoghi. Insomma, io dico, invito a tutti coloro che hanno fatto certe affermazioni di venire sul posto, è in contraddittorio, andiamo a verificare se l'evento sinistroso è associato al sisma o all'abusivismo. Grazie ingegnere, a te. A te.
Grazie, perfettamente. Allora, io volevo intanto, perdonatemi, faccio un po' io obbligatoriamente ringrazio in realtà il padrone di casa, perché attraverso Gaetano e attraverso i tanti amici che stanno lavorando ci ha permesso questa diretta. E Torino Matera, l'editore del Golfo, complimenti per quello che fate da quanti anni? Il Golfo, io lo ricordo che ero piccolino, tu non eri nato. No, ero nato da 26 anni, Sì, un giornale oramai quotidiano molto letto dagli ischitani, per fortuna, e cerca di dare un contributo al territorio in tutto e per tutto, nel senso di farlo crescere, cercando di fare informazione, vera informazione. Complimenti, veramente. Quello che stiamo cercando di fare questa sera, che credo sia fin troppo evidente a tutti, è realmente raccontare lo stato delle cose e insieme pensare a come rilanciare, perché questi sono i momenti nei quali, caro sindaco, si parte da un punto che certamente positivo non è, perché qua non è che stiamo raccontando frotte. Ognuna delle persone che ha parlato ha detto: c'è stato quello che c'è stato, ma è un fatto che è limitato e che non può essere presentato, mi sono scelto il termine, per essere presentato come una devastazione totale e una messa in pericolo di una popolazione di 70.000 abitanti. C'è stato quello che c'è stato, dobbiamo dire che c'è stato, dobbiamo essere colpiti e dispiaciuti per quello che è accaduto, affrontarlo con determinazione e rapidità, perché i mesi passano e le attività commerciali muoiono. E date licenza per una cosa. A Ischia il 21 di agosto, il giorno appunto che c'è stato il terremoto, c'erano circa 250.000 persone, ok? Se con 250.000 persone per strada. E quindi le case che sono cadute solo in una piccola zona, quindi è soltanto poche abitazioni che sono crollate, tra l'altro molte disabitate, perché non è possibile che sono cadute soltanto poche case o che ci sono state con 250.000 persone soltanto due morti, o si è un po' ampliato e amplificato il caso a livello internazionale. Noi a Ischia abbiamo avuto annullamenti, quindi cancellazioni anche dall'America, cioè dal Canada. Noi avevamo delle prenotazioni, ci sono state delle cancellazioni. Quindi due sono i fatti: o le proprietà, quindi le abitazioni, sono solide, perché non è possibile con tutte queste abitazioni, un terremoto del genere, cadono solo due case, oppure l'altro caso è che hanno esagerato e ci sono stati soltanto due morti con 250.000 persone, oppure l'altro caso è che la notizia è stata è stata presentata in maniera sbagliata, un po' troppo amplificata, purtroppo. Allora devo venire da voi, il sindaco sta aspettando, so che abbiamo un rimbalzo di sindaci nell'aria, quindi Giacomo può attendere qualche istante ancora, sindaco di Alcamena, però d'altra parte lei invade, tocca a Fabio e a Matilde, credo che abbiamo argomenti diversi, e poi torniamo da questa parte della piazza, di quella che si è creata questa sera. Mi dispiace veramente, non abbiamo portato l'amplificazione, noi pensavamo di fare un programma, diciamo così, anche tranquillo, si è trasformato in quello che deve essere un programma televisivo che fa parlare la gente, cioè tanta gente che vuole parlare. La prossima volta casse a volontà, purtroppo adesso urliamo un po' di più. Prego, ragazzi. Allora, sì, Carise, io in realtà ho perso il guerriero, ma ho accanto a me Matilde. Allora, Matilde, vuoi lanciare un appello? Sì, più che io, qui c'è un gruppo di associazioni di volontariato, ecco, presso il centro Papa Francesco di Ischia, sono attivi volontari che stanno aiutando i terremotati e in particolare la famiglia di Ciro, di Mattias, quindi di Pasquale e di Alessia. E allora presso questo centro Papa Francesco di Ischia si raccolgono naturalmente abbigliamento, innanzitutto, ecco, anche invernale per bambini, perché c'è necessità proprio di questo, perché proprio la famiglia ha perso tutto, ecco, questo vale la pena sottolinearlo ancora una volta, la famiglia ha perso tutto e quindi davvero non hanno neanche i vestiti, beni di prima necessità, gli slip, quindi c'è bisogno di abbigliamento invernale per bambini di età 12-24 mesi, 10-11 anni, 14-15 anni, abbigliamento donna taglia 44-46, abbigliamento uomo taglia 56, evidentemente per Alessandro, pannolini dalla taglia quinta a salire,
dire, latte in polvere e ancora salviettini, prodotti per l'igiene del neonato e dei bambini, lenzuola per la culla, lenzuoli per bambini e poi ancora abbigliamento estivo per bambini, le scarpe, c'è bisogno di scarpe. Davvero ieri siamo andati in ospedale e sia la mamma che i bambini calzavano scarpe e pantofole prestate dalle persone, dal buon cuore delle persone del luogo, quindi servono delle scarpe estive maschili per Ciro 40, maschile per Mattias 34, maschile per Ciro invernali 40 e mezzo, invernale maschile per Mattias 36, Alessia, scarpe per Alessia numero 40 e per Alessandro numero 43. Allora, Ischia è viva, ma Ischia deve dimostrare di essere viva accogliendo l'appello che ha fatto chiaramente Matilde per quelle che sono diventate le due icone in questo momento di Ischia, ovvero Mattias, Ciro e il fratellino. Quindi a questo punto il cuore isolano è grande, facciamolo battere e facciamo in modo che a questi ragazzi non manca nulla oltre che un tetto, e forse già manca tanto. Allora, tra poco torno da voi perché altro ramo istituzionale. Posso parlare un attimo con questo rivoluzionario qua? Io mi faccio certe acchiappate con questo signore, sta sempre vestito di rosso, ma come mai ha questo colore? Porta questo colore con è una cosa impressionante, ma una camicia bianca l'ha mai messa lei? Mai. Difficilmente. Non ho osato andare oltre il bianco. Certamente non in certe occasioni. No. Beh, allora, ho il piacere. Allora, ragazzi, qua io mi sento un po' Don Camillo rispetto a questo signore, perché è un po' Peppone. Per me, in un immaginario antico, io sarei un po' Don Camillo, diciamoci le cose come stanno. Ma questo vero rivoluzionario che ha il coraggio di sostenere le sue idee fregandosi del fatto che uno, cento, mille e insiste, e io credo sia una voce veramente libera dell'isola. Come vedi questa situazione, amico mio? Diciamo che dopo questa tragedia, questo terremoto tragico, a livello nazionale ci sarebbe dovuta essere un'informazione che avrebbe dovuto fotografare bene la situazione e non amplificare in modo sbagliato ciò che è successo. Bisogna sottolineare che quello che è avvenuto tragicamente sull'isola di Ischia riguarda una parte circoscritta di pochi chilometri quadrati di Casamicciola Alta, che è una zona da sempre storicamente ad alto rischio sismico. Bisogna sottolineare che, al contrario dello sciacallaggio mediatico che è stato portato avanti in questi giorni a livello nazionale, fomentato, io dico, dall'ambientalismo talebano del nostro paese, che l'abusivismo edilizio non c'entra nulla con questa tragedia, e chi oggi parla di abusivismo edilizio riferendosi al terremoto è in malafede. Perché sono cadute case in un centro storico di secoli, e le case che sono cadute sono vecchie almeno di 80 anni. Dove hanno visto l'abusivismo questi signori? Al momento non lo sappiamo. Innanzitutto cominciate a chiedere scusa a Ischia e agli ischitani, che sono stati mortificati da quest'onda di fango che ha invaso la nostra isola a livello mediatico. Soprattutto chiedo ai sindaci di far valere le ragioni degli ischitani in tutte le sedi istituzionali. Sindaci, vogliamo essere rispettati, cosa che sino a questo momento non è avvenuta. Un ultimo appello mi sento di fare ai turisti, agli italiani in genere. Quando ci sono grossi terremoti, è capitato a Firenze, è capitato a Avellino, è capitato in centro Italia, c'è una gara di solidarietà a correre su quei luoghi. Fortunatamente a Ischia in questo momento non c'è bisogno di questo, perché sotto le macerie non c'è più nessuno, i tre fratellini sono stati liberati. Però abbiamo la necessità di non subire, dopo il danno del terremoto, la beffa di un'economia turistica azzoppata, perché questo ora è il rischio. Allora, se ci volete aiutare, cari italiani, cari cittadini esteri, potete farlo venendo in vacanza ad Ischia. Ci sono tutte le condizioni di sicurezza per accogliervi ed ospitarvi.
Grazie. Allora, avete fatto un applauso stupendo. Fidatevi, a prescindere, prima che intervistiamo il prossimo ospite, io so già che state guardando da quella parte, ne possiamo fare uno tutto quanto, perché voglio che si coinvolgano tutti i volontari, ma anche quelli che hanno indossato una divisa insieme ai volontari di Ischia, hanno fatto un lavoro straordinario. L'applauso adesso per i tanti che si sono impegnati in queste ore. Max Guerriero, prego. Quanti grazie, architetto Salvatore Longobardi, responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco, Regione Campania. Sono stati giorni difficili per le forze dell'ordine, i volontari, i caschi rossi e tutti i cittadini di Ischia, perché bisogna dirlo, c'è stata una grandissima partecipazione nei soccorsi, ne parlavamo prima con tanti di voi, siamo scesi subito in strada. Al momento, architetto, cosa state facendo? Qual è la situazione? Come va avanti il lavoro dei Vigili del Fuoco? Al momento stiamo eseguendo delle verifiche speditive sui fabbricati interessati nelle aree a rischio per delimitare le cosiddette zone rosse. I dati tecnici sono stati esaminati sulla base di un rilevamento georeferenziato utilizzando un'applicazione sviluppata dal Servizio Tecnico Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ha consentito praticamente ai tecnici di utilizzare dei normali smartphone per effettuare un rilevamento georeferenziato. Questo ci consente di poter dare una valutazione ovviamente speditiva dello stato dei luoghi e per consentire quindi una mappatura analitica più dettagliata. Questi dati sono stati trasferiti agli organi competenti che provvederanno poi a emettere i provvedimenti previsti per quanto riguarda la perimetrazione delle aree. Contestualmente stanno svolgendo un'attività di recupero beni nelle aree a maggior rischio in base alle richieste che vengono. Parliamo anche di sciacallaggio, una prevenzione soprattutto, no? No, effettuiamo semplicemente il recupero dei beni delle persone che non possono riaccedere nelle loro abitazioni poiché sono non sono più accessibili per la presenza o di calcinacci o di elementi pericolanti. Per cui l'accesso viene garantito grazie al personale dei Vigili del Fuoco che accompagna queste persone per il recupero dei beni di primissima necessità. E contestualmente stiamo effettuando praticamente lo screening dell'area. Architetto, abbiamo scoperto questa novità molto importante legata agli smartphone, quindi questi apparecchi che sono fondamentali. Un'ultimissima domanda che riguarda gli uomini. Quanti Vigili del Fuoco, più o meno, anche se non c'è un numero esatto, sono venuti qui sull'isola? Ricordiamo che come tutti si stanno sottoponendo a turni massacranti, 24 ore, all day praticamente. In quanti siete? Esattamente, allora c'è personale tecnico, ingegneri, architetti, geometri e periti industriali che effettuano le attività di rilevamento e di coordinamento praticamente delle attività di soccorso. I numeri sono tanti, abbiamo adesso mi coglio un po' la sprovvista perché i numeri esatti non li conosco. Sono decine, Salvatore, poi qui dietro proprio c'è il presidio dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, alle nostre spalle c'è il centro operativo comunale dove ancora adesso, io sono entrato prima dentro, c'è stata la denuncia da parte di un anche municipio, c'è stata un'ulteriore denuncia purtroppo di un'abitazione danneggiata. A te la linea. Ci venivo a ballare quando ero bambino, io proprio lì, vedi, guarda un po', era un capriccio per noi questo qua. Allora chiedo di nuovo un intervento perché mi chiedeva di intervenire prima di andare da Francesco Borrelli che è ospite direi di Gaetano, in questo caso siamo compagni merendine quindi è meglio che lo intervisti qualcun altro, il sindaco Pascali là a Camino. Sindaco, prego. Allora, no, è stato, penso, espresso in modo chiaro che l'abusivismo edilizio è una inutile e sterile polemica, avremo modo per parlarne. Nessuno rinnega che Ischia negli anni ha avuto
uno sviluppo statico. Questo è stato un nostro punto di debolezza, ma anche il nostro punto di forza. Quindi di questo avremo argomenti, avremo tempo per dibattere. È bello chiarire che con questo sisma che c'è, diciamo, che abbiamo subito, l'abusivismo edilizio non c'entra nulla. Detto questo, siccome molte persone anche qui a microfono spento chiedevano che cosa facciamo da domani, mi sembra opportuno, io poi chiaramente parlo per quelle iniziative assunte dal mio comune. A stasera il comune di Lacquameno ha ospitato 80 sfollati che alloggiano negli alberghi, nelle strutture alberghiere dell'isola d'Ischia, di concerto con la regione Campania e col presidente De Luca. Abbiamo eseguito le verifiche per le scuole e per le chiese. Per quanto riguarda le scuole, il comune di Lacquameno sono inagibili, risultano inagibili la scuola elementare e la scuola media, risultano invece quasi agibili, cioè con qualche piccolo intervento riuscirò a rispettare i tempi dell'inizio dell'anno scolastico per il liceo scientifico. Risultano essere rimasti idonei la palestra, e che inaugureremo a giorni, la palestra e la scuola materna. Quindi adesso si pone il problema per gli alunni delle elementari e delle medie. Per quanto riguarda le chiese, ad oggi risultano inagibili la chiesa di San Giuseppe al Fango, in località Fango, risulta inagibile la chiesa di Sant'Anna e dell'Assunta a Piazza Rosario all'Acquameno. Resta da verificare la parrocchia di Santa Maria delle Grazie e la parrocchia in località Fundera adiacente l'ospedale. Per quanto riguarda le civili abitazioni, domani potremmo iniziare nel tardo pomeriggio, atteso che per le strutture ricettivo alberghiere abbiamo solo ispezionato 4 alberghi e questi 4 alberghi risultano idonei, ma bisogna verificarne altre 8 e non c'è stato tempo di farlo oggi. Come le dicevo prima, questo è il modus operandi che ci siamo dati d'intesa con la Regione Campania e la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, perché gli immobili ad uso turistico ricettivo e le scuole sono i luoghi che interessano per alloggiare eventuali sfrattati, il cui numero sarà più preciso nel momento in cui analiticamente avremo verificato la situazione delle abitazioni. Nel mio comune sono giunte ieri 400 richieste da parte di cittadini per la verifica delle proprie abitazioni. È evidente che in questa verifica l'auspicio è che almeno si possa comprimere in un 50%, così potremmo rimanere in un numero di sfollati, diciamo, gestibile, perché fino adesso abbiamo avuto anche la fortuna di evitare tendopoli, anche perché con questo caldo immaginare una tendopoli nei campi sportivi, avremmo messo le persone in un forno a microonde. Detto questo, abbiamo avuto la garanzia del ministro Pinotti, qualora non fossero bastate le telefonate del presidente Mattarella e del presidente del Consiglio dei Ministri, che il 29 di agosto il Consiglio dei Ministri adotterà il decreto che per quanto riguarda lo stato di calamità. Questo è il primo passo dal punto di vista legislativo che ci consentirà di affrontare quella fase successiva che la signora qua e la signora intervenuta prima ci chiedeva. Non rispondo alla signora per la zona rossa di Casamicciola, perché evidentemente bisogna intervistare il mio collega Castagna. Quindi il comune di Lacquameno sta facendo ogni utile sforzo per cercare di affrontare questa emergenza, ma sono convinto che con l'orgoglio dei lacchesi e degli ischitani e con la qualità degli standard dei servizi alberghieri delle nostre strutture, insieme a tutti i livelli dello Stato che ci sono vicini e ce lo confermano anche con la loro presenza, io sono certo che noi ripartiremo e saremo più forti di prima. Bravo sindaco. È amministrare, questo è un resoconto di un amministratore. Niente grandi discorsi, diciamo così, ma tecnicamente quello che si fa, quello che si deve fare, addirittura un cronoprogramma mi sembra veramente molto preciso. Allora, mi hanno chiamato la pubblicità dallo studio, il nostro amico si può fermare un minuto? Un minuto, poi abbiamo lui e poi abbiamo l'onorevole Borrelli, che è vero che è compagno di merendine, ma allora l'amico Borrelli, che giustamente, come quando mi chiamano il direttore a me, gli girano un poco gli occhiali, che resta con noi dopo il prossimo intervento. Intanto un minuto e mezzo di pubblicità per TV Luna.
Eccoci qui, siamo ritornati insieme, sempre a casa Micciola, a raccontare le storie, a raccontare quello che è accaduto. Siamo di nuovo insieme all'architetto Longobardi, responsabile comunicazione dei Vigili del Fuoco della Regione Campania. Architetto, 20 secondi, perché lei voleva fare un ringraziamento preciso. Sì, ringraziare tutti i cittadini ischitani che con la loro preziosa collaborazione rendono possibile tutte le attività di soccorso e soprattutto evidenziare che il sistema di protezione civile ha ancora una volta dato la sua massima risposta e per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini. Grazie di nuovo. E questo è un ringraziamento che ci stringe il cuore. Salvatore, io ti restituisco la linea, altre storie dopo, abbiamo anche la storia di Marco e altri cittadini, a te. Allora, rieccoci, dobbiamo evadere un paio di cosette. Francesco, tu mi perdonerai, c'è la signora, venga signora, che voleva fare un commento, mi ha detto velocissimo, glielo facciamo fare, ci dica. Veloce, allora il sindaco ci ha detto a noi sfollati che c'è la possibilità di avere una casa dove il sindaco, il comune, non so chi, darebbe 450 euro, dai 450 ai 900 euro per poter vivere in questa casa. Allora io volevo chiedere solo una cosa, chi fosse interessato a ospitare queste persone con il compenso, diciamo, gratuito, che magari si facesse sentire tramite magari voi. No, c'è proprio, grazie per l'informazione, c'è proprio il centro qui che è stato allestito, ne approfitto per questa informazione di servizio. Le strutture alberghiere possono dare camere per l'importo di 35 euro al giorno, mentre per la somma che faceva riferimento la signora si possono mettere a disposizione degli appartamenti purché non siano di proprietà di parenti di primo grado degli sfollati. Quindi questo potete farlo qui in Piazza Marina recandovi, insomma, chiunque ha immobili o camere disponibili lo fa anche per una giusta causa. Grazie signora per la segnalazione, che faccio ammenda, era sfuggita. Francesco Borrelli, oggi a proposito dell'abusivismo che non c'è, hai tirato una stoccatina niente male, cioè hai detto non si è parlato così tanto di abusivismo quando hanno costruito la caserma forestale e la caserma dei carabinieri. Non male, diciamo, per accendere un po' il clima che già di suo era abbastanza arroventato. No, io voglio dire, a me mi colpisce molto il fatto che questa tragedia e questa vicenda ischitana sia affrontata, e quindi napoletana e campana, sia affrontata in modo diverso rispetto alle altre. Cioè, prima di parlare di abusivismo, prima di parlare di cose che non sappiamo ancora, cioè i magistrati e tutti gli altri stanno ancora verificando, non ci sono ancora le carte per poter affermare qualsiasi cosa, e ognuno di noi può avere delle idee, ma in questo momento, come è successo nel resto del paese, io mi sarei aspettato solidarietà, entusiasmo per i sopravvissuti e rispetto per i morti, e invece non si discute di questo. I problemi che nessuno ha mai negato e le questioni politiche vengono fatte tutte da persone che probabilmente non sono mai stati sull'isola. Io oggi ho avuto una discussione in diretta televisiva con una persona che continua a dire è una vergogna, è un'isola. Io ho detto, ma scusi, ma lei c'è mai stato sopra? No, che c'entro, ho visto le immagini. E allora lei è un emerito cretino, perché non si può discutere di una cosa senza esserci mai stato, soprattutto dopo aver affrontato una tragedia di questo tipo. La seconda cosa che voglio sottolineare, ringraziando ovviamente tutto il lavoro che è stato fatto, i problemi che ci sono e sono importanti su quest'isola vanno affrontati comunque con un criterio. E allora, se vogliamo dare l'esempio, e parlo da uomo delle istituzioni e da persona sicuramente che ha fatto delle battaglie sul problema dell'abusivismo, che non è solo un problema ischitano, lo Stato comincia a dare un esempio forte, abbattendo la caserma forestale abusiva Casa Micciola, per cui hanno devastato una pineta, e la caserma abusiva dei carabinieri, che hanno eliminato un frutteto a Forio. Perché sennò diventa poco credibile dire ai cittadini la tua non va bene, ma se la fa lo Stato va bene. Ripristinando questo, voglio aggiungere un elemento. A tanti VIP, io ho già avuto una discussione, mi dispiace, con Lina Sastri, perché alcune persone sono fuggite. Io lo capisco, io sono rimasto come tanti sull'isola, perché nessuno ha detto, sono fuggiti non perché l'INGV ha detto c'è un'emergenza, fuggite, perché sennò tutti quanti,
la NGV ha detto rimanete, state tranquilli, potete stare sull'isola. Alcune persone hanno scelto di andare via. Quello che mi dispiace è che alcuni VIP, super VIP, esponenti del mondo dello spettacolo, che sono sempre venuti qua sull'isola a farsi belli, giustamente a godere di questa terra, sono fuggiti. E fino a qua mi potrebbe stare anche bene, ma che poi utilizza una tragedia ischitana per farsi intervistare dicendo io ho avuto terrore, quest'isola stava crollando tutto, ma non potete andare a fare a dire una cosa del genere, perché così fate il male alla vostra terra, soprattutto se siete di origine napoletana. E allora invece, mentre non ho apprezzato Lina Sassi, vorrei fare un pubblico applauso a Sabrina Ferilli, che da non napoletana sta facendo una battaglia per quest'isola. E vorrei dire ai tanti VIP napoletani, ai tanti VIP super napoletani, ai tanti che fanno gli hashtag a favore di chiunque, ma cavolo, innanzitutto dai campani, invece di dire andate via, venite tutti super VIP della Campania in tutto il mondo. Io ho visto che dei registi internazionali stanno facendo degli hashtag a favore dell'isola d'Ischia. Venite tutti quanti a Ischia, in modo tale che organizzeremo dei tour e potrete vedere che non c'è uno slalom tra le macerie, ma che la vicenda tragica è circoscritta in un solo punto e che quello è. Il resto dell'isola è da godere alla grande, perché questo è un luogo di mare, di villeggiatura, dove ci sta tanta bella gente che vi accoglierà a braccia aperte. Grazie, grazie. Vieni, vieni un attimo Ciro, perché poi devo restituire la linea a Salvatore. Passatemi la battutaccia, tra i tanti VIP, stasera ce n'è uno a Ischia, un VIP napoletano, la Sastri è andata via, Salvatore Calisi è arrivato, vabbè, questa me la consenti. Ciro, tu eri uno di quelli che invece oggi si è fatto sentire, perché insomma Ischia è stata, è finita in questo tritacarne, chiamiamolo così, mediatico. Il tuo parere, ti prego, col dono massimo della sintesi. Sì, no, vabbè, noi da ischitani ci siamo sentiti, come hanno detto un po' tutti quanti, ci siamo sentiti offesi dalle tante calunnie che girano per televisione, sui giornali, per radio, e quindi ci siamo sentiti in obbligo di difendere la nostra terra e di dire a questi giornalisti che comunque svolgono il loro lavoro di farlo correttamente, perché non è giusto che tutto quello che hanno detto non corrisponde ad una verità che si può racchiudere a un 5-10%. Quindi questo è quello che da ischitani ci sentivamo di fare e l'abbiamo fatto. Grazie, Salvatore. Allora, sto per dare la linea a Fabio. Francesco Barelli ha detto, secondo me, delle cose molto importanti che riguardano il modo di fare informazione. Allora, non è per piangeria, ma perché effettivamente io sono arrivato in un posto, siamo, per me questo è l'inizio del terzo anno di collaborazione con TV1 nella televisione, e si è scatenata la corsa all'isola, volavano telecamere, zainetti, droni. Io ero in diretta, sono stato proprio il primo, perché a differenza degli altri ero in diretta a fare Nizza-Napoli. E ho parlato con degli amici che giustamente dice, guarda Salvatore, c'è una vittima, guarda Salvatore, ci sono dei feriti, guarda, mi mandavano delle fotografie, guarda Salvatore che probabilmente l'ospedale ha dei problemi, e queste cose le abbiamo dette, però senza dire come siamo bravi, però visto che voi state dicendo le cose che per me sono fondamentali, e difatti quando ci siamo resi conto, era circa mezzanotte, che la situazione non era quella che, perché altrimenti, perché l'onorevole Lauro da Ischia Porto dice guarda da Castan Ballan, oppure da altre, è tutto perfettamente tranquillo, ma guarda Salvatore, io poi la fortuna, ho decine di parenti qua, guarda Salvatore, qui non si è visto, non si è sentito niente. Allora ho detto aspettate un attimo, mi chiamo l'editore che giustamente diceva Salvatore chi sta andando a Ischia? Nessuno. Ma non perché io non voglio rappresentare la cronaca, perché non voglio rappresentare, abbiamo parlato prima di sciacallaggio, no, abbiamo questo modo sensazionalistico di fare le cose. Non me ne voglio, non sto dicendo che gli altri hanno sbagliato a farlo, però contare fino a 10 e fare una fotografia di un quadro, o piuttosto la fotografia di un centimetro di un quadro, come diceva Francesco, è cosa totalmente diversa. E questa sera, a differenza di altre televisioni, noi siamo qui a dire questo, noi siamo qui a dire che si può venire, noi siamo qui a dare voce a chi sta dicendo guardate, per carità è successo, per carità dobbiamo guardare bene, per carità dobbiamo intervenire anche su cose che non stanno né in cielo né in terra, perché altrimenti facciamo veramente sorridere se non ridere, però
però, ed è quello che sta accadendo. E voglio ringraziare tutti, perché non è facile, non abbiamo neanche un buon audio, per la pazienza con la quale ci state aspettando, ci state seguendo, magari per intervenire per un istante. Grazie a tutti, stiamo dando la dimostrazione più bella di quello che è Ischia, serena o incazzata che sia, ma sempre disponibile e civile, perché qua di questo si parla. Adesso, caro il mio strillone, che lui poi è strillone, c'ha una testata che è lo strillone, facci sentire strilla, se no non si sente niente. No, caro Calise, c'è poco da strillare, anche perché vedi l'effetto televisivo e l'effetto televisione era quello che io speravo, e forse quando tu quest'oggi ci bacchettavi in redazione dicendo non avete invitato nessuno, non ti aspettavi che forse l'empatia televisiva portasse in una piazza quale questa di Casamicciola tante persone. Ma la cosa bella che fa capire come pulsa il cuore di Ischia è che si sta avendo un vero effetto boomerang tra gli imprenditori, che si stanno accalcando per ognuno dare la propria offerta. Tanto è vero che con me c'è Francesco Castagna, tour operator, amministratore di Ischia Cruises, una delle realtà armatoriali che fa vivere e fa ammirare ai turisti Ischia dal mare, che vuole proporre la sua offerta al rilancio di Ischia, il quale hashtag da stasera è Ischia Vive. Vai Francesco. Buonasera a tutti. Sono molto emozionato di essere qui e di far sentire, visto che noi nei giorni scorsi ci siamo già sentiti ieri, proprio per indicare i problemi enormi che noi abbiamo avuto in questi due giorni. Io mi sono fermato ieri perché non potevamo, non era giusto fare un'escursione, pure perché molti nostri dipendenti stanno qui, stanno in questa zona rossa, e quindi siamo stati vicini a loro. Oggi posso dire che finalmente si è mosso qualcosa. Che cosa si è mosso? Io volevo ringraziare le istituzioni, perché noi ischitani siamo abituati a dire che i nostri sindaci non collaborano. Io devo dire la verità, questa volta sono uniti, sono presenti, hanno fatto un'ottima esposizione sia per la stampa nazionale e sia a stare vicino alla gente. Certo, abbiamo avuto questo effetto tragico che in parte ci ha aiutato, perché poteva essere una catastrofe. Non è stato, però Ischia è viva, Ischia è presente. Stasera sentivo Rai 3 che diceva che c'era stato un esodo di 2600 persone. Ci tengo a precisare che l'esodo è dovuto soltanto al cambio della gente e dai nostri cugini napoletani, che hanno anticipato di 10 giorni la loro partenza. La gente qua è rimasta negli alberghi, stiamo diffondendo il messaggio che qui si può venire, ma è la realtà. Noi oggi abbiamo ripreso le nostre escursioni avendo dei numeri che io non mi aspettavo, ma veramente un numero stratosferico per quello che potesse essere la giornata di un dopo terremoto. Quindi io vi dico questo, che il nostro messaggio è che Ischia è viva, gli ischitani sono vivi, e tutti uniti dobbiamo dare forza alla nostra economia, perché senza la nostra economia il paese è morto. Francesco, ma l'offerta... Allora non c'è più offerta. No, aspetta, questa è la ciliegina sulla torta, perché... Io spingo per un'offerta generale qua. L'offerta di Francesco come tour operator e come Ischia Cruises. Allora, come Ischia Cruises io vi aspetto domenica mattina, si intende vi dovete prenotare domenica mattina con partenza da tutti i porti dell'isola, con un prezzo speciale che è il prezzo di 19 euro invece che del prezzo che di mercato, e vi aspetto tutti, perché noi dobbiamo tutti quanti insieme andare a vedere le bellezze della nostra isola. Vi aspetto. Complimenti, ci sta. Grazie. Perché bisogna, questi sono i momenti nei quali, no, nei momenti di crisi, Gaetano, vengono fuori le idee, perché bisogna... Un giro del genere anche per noi isolani, che poi siamo forse quelli che meno conoscono queste bellezze. Bravo, sì, perché il fatto che uno ci nasce poi non sa mai, ma veramente Ischia vista dal mare, ma veramente questa, beh, ci sono delle cose straordinarie. Guerriero, che non sei altro, che ospiti hai? Eccoci qui, Salvatore, facciamo un passo indietro. Marco e Laura sono due infermieri dell'ospedale Rizzoli. Aspetta, allora, due infermieri dell'ospedale Rizzoli, applauso. Ci vuole. Per tanti motivi, bravi ragazzi. Quella notte erano lì.
Marco, tu hai scritto un post su Facebook meraviglioso, io vi invito a leggerlo, il tuo cognome qual è, così possono andare a leggerlo? Sarnataro. Marco Sarnataro. Ora lo riassumiamo e poi chiudiamo subito. Allora Marco, voi eravate lì quella sera, che situazione si è presentata? Perché poi tu hai parlato di emozioni, tante emozioni, tanti colleghi, tutti in campo con grandissima umanità oltre che con grande professionalità. Buonasera intanto, niente, quella sera, ripeto, ero in servizio, parlo in prima persona, ma dovrebbe esserci tutti gli operatori sanitari di quella sera e lavoro in un reparto di emergenza, quindi siamo pronti a tante emergenze, ma questa proprio non ce l'aspettavamo. A un certo punto c'è tremata veramente la terra sotto i piedi e la paura è stata proprio in primis, è stata veramente molta. Sono dei momenti che veramente non auguro, per il semplice motivo che effettivamente non si sa come possa evolvere, diciamo, la situazione. In questi giorni, diciamo, cioè, dopo una catastrofe, diciamo, un evento del genere, si parla molto di delle squadre di soccorso, le squadre con la divisa verde, quelle in grigio antracite, diciamo, quegli operatori del soccorso che hanno una visibilità mediatica maggiore, ma sappiate che ci sono degli operatori di soccorso, ci sono degli operatori che hanno dei camici con un colore molto più candido, soltanto è bianco il colore, e che prestano soccorso tutti i giorni, quindi non soltanto in situazioni del genere drammatiche, ma tutti i giorni. Detto questo, diciamo, dopo il boato che oramai è mediatico, la conosciamo bene la storia, con tutta la paura addosso e roba varia, abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, quindi parlo degli infermieri, miei colleghi, degli ausiliari e dei medici. Ci siamo attivati, ci siamo presi i pazienti in spalle e li abbiamo messi in salvo, in sicurezza. Ognuno è stato portato fuori dalla struttura, abbiamo evacuato anche se soltanto per poche ore, perché poi dopo, diciamo, è stato messo, diciamo, ci hanno dato la sicurezza, diciamo, l'agibilità del posto, abbiamo riportato ad uno i pazienti fuori. È stato creato una sorta di mega reparto all'aperto dove erano presenti praticamente i pazienti provenienti da tutte le degenze, quindi, cioè, avevamo il cardiologico, avevamo l'ortopedico, avevamo i pazienti con tutti i tipi di patologie. Si era attrezzata in poco tempo, è stata attrezzata questa sorta di postazione dove avevamo tutto per soccorrere, ma oltre alla settantina, non so, più o meno, di pazienti che venivano alle degenze, nel frattempo arrivavano i pazienti, diciamo, dal pronto soccorso, e quindi veramente, cioè, c'è stato un momento dove ci siamo affannati molto, ma abbiamo in un modo o nell'altro portato soccorso a tutti. Però diciamo, su tutto questo, cioè su tutta la drammaticità di questa storia, quindi cioè, parlo delle persone che venivano impolverate, le persone che venivano, diciamo, un po' demoralizzate, sconfortate, tutto, il supporto, l'assistenza è stata, diciamo, penso sempre abbiamo sfiorato comunque l'eccellenza, ma concludo dicendo che ci sono stati dei momenti di gioia, ogni volta che arrivava la notizia del bambino estratto era un'esultanza per noi tutti, e ancora di più l'è stata quando è nata la piccola Anna, che porta il nome del Rizzoli, e quindi il post che ho scritto su Facebook conclude così.
la vita che è più forte della morte. Finalmente parli anche tu, vai. La vita che è più forte della morte. Quindi questa, quindi c'è sempre speranza ed effettivamente la vita è più forte della morte. Salvarsi, complimenti. Poi sei emozionato al punto giusto, perché parlare di una nascita in una situazione così. Marco, una curiosità, ma tu sei ischitano? Io sono napoletano, ischitano, acquisito a metà, perché appunto ci lavoro. E ripeto, non temete qualsiasi cosa, perché avete anche degli angeli vestiti di bianco che vi aiutano sempre in qualsiasi tipo di situazione. Salvatore, un'ultima cosa la ricordiamo, tu magari non l'hai ricordata, però l'hai scritta e mi ha colpito molto. C'è un'infermiera che ha continuato a lavorare nonostante la sua casa fosse stata distrutta dal terremoto. Va bene, sentiamo poco di qua, ma credo che a casa abbiano sentito. Allora, aspettate, prima di venire da consigliere devo prima intervistare, posso fare l'intervistare tu, perché sto signore, allora no, per un fatto scaramantico, adesso guardate, in questo dramma dove però noi stiamo caricando di positività la serata con un entusiasmo che io mi aspettavo più rabbia che entusiasmo, si è trasformato in entusiasmo perché c'è voglia di fare ed è un messaggio straordinario. Ma sto signore è un passaguai terribile, mi racconti che gli succede? Attenzione, perché il caso è molto particolare. Allora, io innanzitutto ti ringrazio perché da buono scaramantico hai affidato a me questo compito e te ne sono riconoscente a vita. Detto questo, lui si chiama Pino, purtroppo ha avuto la disavventura di vedersi in 2 anni e mezzo, forse anche circa 3, bruciata ben 2 volte la casa. Come se non bastasse, anche il recentissimo terremoto ha deciso di lasciargli il segno, che spero e credo sia stato decisamente ben poca cosa rispetto a vedersi la casa bruciata, però quando piove sul bagnato continua a piovere. Spiegaci un po', insomma, com'è la situazione? Adesso la situazione è che i vigili la stanno controllando, non è caduta, nonostante che dicono che le case abusive, me non è totale abusiva, c'è una piccola parte, però è ancora lì, è viva, è alzata, è lesionata, questa sì. Però se devo dire, poco fa il sindaco è stato attaccato da una signora che ha detto che il sindaco non sta vedendo quello che c'è da fare. Io devo non dire, è proprio così. Io devo dire che il sindaco già ha pensato a me e alla mia famiglia, che io ho 6 figli. Lascia perdere, il sindaco non ci tiene a che si faccia questa pubblicità. No, ma la puntualizzazione della signora, la signora di 6 figli. Ma lei è. Adesso troppo tempo a casa. Sta sempre fuori, sta. Allora, quando donna è terribile. Allora, devo andare, però riposizionatevi, perfetto. Faccio il regista delle freccette. Ma qua, ragazzi, siamo in piazza e devo ringraziare la nostra truppa esterna, che Ischia Wi-Fi, che ha fatto un miracolo in pochissimo sfruttando le luci che abbiamo, che certamente non sono televisive, ma mi sembra che il risultato a casa sia assolutamente buono. Matilde Aldoffo, prego. Matilde. Sì, allora vi dico soltanto che ho sentito un minuto fa il papà di Ciro, Guglielmo Marmolo, buone notizie, il bambino sta meglio, sicuramente sta reagendo benissimo alle terapie. Questa mattina, ecco, vi ricordo che è stato trasferito da Ischia all'ospedale Santo Bono di Napoli. E poi, Salvatore, estendo questa richiesta anche a te. Allora, Ciro, che è un tifosissimo del Napoli, quindi oltre, insomma, che penso che qualche puntatina tra i vari appuntamenti con Carlo Alvino, tu ed altri colleghi, insomma, ci sarà, però lui vorrebbe, infatti estendiamo questo appello anche alla società del calcio Napoli, vorrebbe la visita, insomma, di qualche giocatore del Napoli, vorrebbe, insomma, che qualcuno lo omaggiasse, insomma, venisse a trovarlo, perché è tifosissimo, giustamente vuole anche lui soddisfazione in questo momento particolare. E si sente poco, nel senso che spero che a casa sia andato tutto bene, ma ovviamente si è creata un po' di discussione attorno. Ho la pubblicità tra un minuto, dal momento che lei per un minuto non ce la fa a parlare in un minuto, però possiamo fare la presentazione del prossimo intervento. Venga però più qua, perché altrimenti qua, ecco, mettiamoci qua. Fa niente, ragazzi, che ci appiccichiamo un attimo. Prego, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Salvatore Sodano, appartengo all'associazione di Ischia che si occupa appunto di mobilità, che collabora costantemente con i sindaci.
e volevamo, a nome di tutte le associazioni che rappresento, rappresentare appunto l'indignazione per quanto riguarda quello che è successo dal punto di vista mediatico. E diciamo che quello che ci ha colpito è la fotografia che si è vista subito, e dal momento che c'è stato il sisma, e da parte delle amministrazioni, da parte di tutto il popolo ischitano, c'è stata la vicinanza prima di tutto alle famiglie delle vittime e al momento dei ragazzi che erano sotto. Quindi, fatto questo, dopo si è pensato a cosa fare, mentre i sindaci cercavano di spiegare ad alcuni giornalisti di quello che si stava facendo, di quello che stava avvenendo, venivano accusati di trascurare questo argomento a favore di una situazione turistica, cioè di pensare al turismo. Bene, io penso che un primo cittadino, oltre che preoccuparsi sicuramente in primis dei feriti, dei morti, delle morti, dell'emergenza, cosa che hanno fatto e lo testimoniano tutti, l'hanno fatto tutti, dove dopo si sono dovuti iniziare ad occupare anche della situazione economica del paese. Ma quello che deve fare un primo cittadino, non capisco perché certi giornalisti hanno attaccato i sindaci in modo, diciamo, gratuito, dicendo che non si stavano preoccupando di questo, ma che la cosa era allora, dovuta all'abuso. Sodano, le dico perché ormai faccio sto masseretto da una quarantina d'anni, perché se io dico che il sindaco, i sindaci, gli operatori sono stati bravi e sono intervenuti subito e tutto è andato bene e i soccorsi sono stati immediati, la verità, ma non dobbiamo raccontare la verità, ma la verità lo dice a me, sto qua, cioè, la protezione civile è stata ma le sto dicendo che non fa notizia, non fa notizia, non fa notizia, fa notizia. Allora invece mi permette che sono stati là tutti permette... i giornalisti a fotografare fino a che non tiravamo fuori i ragazzi, da sono spariti. Guardi, io per esempio non l'ho fatto, perché un po'. Domani venite su, però domani venite su, domani venite su. Allora io non è, noi veniamo su sempre, ma noi dobbiamo fare non notizia, non titolo, ma informazione, ed è quello che come vedete stiamo facendo. Okay, penso che sia, credo, l'unico caso. Penso le, non è che vogliamo giustificare o elogiare. No. Mi sto prendendo un merito. Se no, caga per la maniera migliore per cercare di dare il massimo conforto, il massimo sostegno a tutti. Siamo vicino a tutti e speriamo che insieme a loro, insieme alla regione, insieme alla protezione civile, tutti quelli che ci sono stati vicino fino adesso, riusciamo poi in seguito a risolvere il problema degli sfollati, cioè di queste abitazioni. Non dobbiamo cadere nell'errore di aspettare un anno e mezzo per iniziare a ricostruire quelle parti di case che purtroppo, come diceva anche il sindaco, vengono da costruzioni precedentemente agli anni 50. Allora, abbiamo gli ultimi due minuti di pubblicità, poi l'ultima mezz'ora di programma, nella quale ovviamente faremo di nuovo il punto della situazione in una piazza che vuole intervenire. Difatti qua si sono scatenate discussioni collaterali che non ci fanno capire niente, ma l'importante è che voi a casa sentiate tutto. Tra due minuti siamo di nuovo collegati, perdonami, ripeti? Precisano Riccardo. Allora Riccardo mi dice: se qua fosse successa una catastrofe, allora io sono arrivato da Ischiaporto qui pronto per la diretta e diciamo mi sono goduto il panorama, non ho trovato niente di particolare. Allora, dal momento che noi questa sera per fortuna siamo stati circondati da tanti amici, intanto dico a quelli che stanno qua e a quelli che ci seguono che replichiamo, quindi quando terminiamo la diretta alle 23, subito dopo la replichiamo fino a luna di notte, tutto quello che abbiamo detto lo rivediamo, in modo tale che chi non l'ha materialmente potuto ascoltare lo può andare a ascoltare e a vedere e anche a rivedersi, perché no. Allora tu dicevi, se fosse accaduto un casino la fontana probabilmente non funzionerebbe. Io lo so che è complicato, posso tentare, possiamo, allora non lo so se riusciamo a bucare verso la fontana, insomma, ma qui che i bambini giochino e che la fontana funzioni mi sembra che sia riportato, così come pure Luca, lo so che ti sto massacrando, ma se anche mentre parlo non gliene frega niente a nessuno di guardare sempre me, sto fin troppo in onda, se noi riusciamo a dare uno sguardo dei tetti, della torre, della piazza, delle cose che ci sono qui attorno, vedrete una cosa che è assolutamente serena, anche come le facce delle persone sono qui. Va detto chiaramente che qui c'è stata grande paura, Ischia è vivissima, lo stiamo ripetendo. Va detto ovviamente che qui Gaetano, mi riprendo i Ferrandini, se no ce lo amo mestiere a Ferrandino, non sia mai, anzi. Allora va detto che qui c'è stata grande paura e chi non ha paura del terremoto? Noi abbiamo aperto dicendo questo, che quando abbiamo avuto la notizia del terremoto, quando abbiamo avuto le prime telefonate, abbiamo parlato con persone giustamente impaurite, perché tu quando senti un terremoto sarà forte, ma non so, finirà subito, prego. Cioè l'esperienza vissuta direttamente da chi poi ha vissuto il terremoto, perché abito a Casamicciola anche io,
e fa questo tipo di mestiere, è vero che inizialmente siamo rimasti un po' tutti disorientati, perché sirene che andavano avanti e indietro, segnalazioni, le prime foto sui social, nessuno di noi aveva la reale percezione di quello che era successo, quindi che la situazione potesse apparire drammatica all'inizio l'abbiamo pensato un po' tutti, poi però, come hai detto tu, pian piano il quadro d'insieme è certamente... Se dei messaggi allarmistici erano giustificabili fino a una certa ora della nottata, obiettivamente non lo erano più dall'alba del giorno dopo. Sicuramente no, noi ci siamo fermati un po' prima perché ci sembrava di correre il rischio di raccontare qualcosa di inesatto, e non potendolo fare direttamente ma attraverso persone che noi giudichiamo, sono miei amici, siamo qua, siamo in onda, abbiamo organizzato questa diretta insieme, lo facciamo, lo ripeto per ripetere la filosofia di questo incontro prima di tornare all'altra postazione, noi siamo venuti qui non a dire che qui non è successo niente, siamo venuti a dire che qui è certamente accaduto qualcosa, che questo qualcosa va certamente monitorato, che su questo qualcosa va sicuramente tenuta la massima attenzione e bisogna lavorarci, ma non bisogna estremizzare una realtà che invece è diversa e che è una realtà chiaramente, come si fa a dire in un posto dove c'è stato un terremoto che non ce ne saranno altri, ma come si fa a dire che certamente ce ne saranno, come si fa a dire e a raccontare una devastazione quando la devastazione c'è ma in 300 metri su 40 chilometri quadrati, bisogna riflettere su queste cose. C'è un dato, consentimi, se ci abbassano un po' la voce dietro, un dato da sottolineare. Inizialmente, questo l'abbiamo detto anche noi su TV Luna nel TG di ieri, erano stati calcolati 2600 sfollati. Perché? Semplicemente perché era stato fatto il censimento delle zone colpite dal terremoto. Ora 2600 su 65.000 abitanti già ti fanno capire su scala quanto fossero nulla. Ieri ha concluso Angelo Borrelli, che è figura sicuramente più autorevole del sottoscritto, il capo della Protezione Civile, parlando di 200 sfollati. Tengo a precisare, alcuni dei quali sfollati per modo di dire, nel senso che potrebbero rimediare da qualche parente, però insomma se si può si arrangiano diversamente. Con 260 soccorritori, abbiamo avuto, e ne siamo felicissimi di questo perché tutto ha funzionato alla perfezione, 260 soccorritori per 200 sfollati. Poi è tutto giusto quello che è successo, quello che c'è stato, non bisogna sicuramente sottovalutare il fenomeno, non bisogna far finta di niente, però io credo che in una piazza devastata stasera non ci sarebbe stato tutto questo via vai. Allora torno da Max nell'altra postazione dove certamente abbiamo vabbè, delle incursioni anche avanti alla telecamera, ma fa niente, siamo in una piazza, ci mancherebbe. Max. Abitanti, anche da quelli che hanno sofferto, è vero, dottor Castagna? Sì, appunto proprio appunto proprio per questo invitiamo Ciro con la sua famiglia ad effettuare un giro dell'isola con noi e quindi nostro ospite, ecco. L'aspetto importante, ecco, si parlava di ritorno anche alla normalità, c'è tanta voglia di normalità, tanta voglia di investire su quest'isola che poi in effetti punta tanto sul turismo, no? Sì, noi e la nostra industria è proprio il turismo, per dimostrare che comunque noi siamo attivi è quella di dire venite perché qui non è successo quasi niente. Ecco, allora colgo la palla al balzo, sì, ti restituisco la linea. Grazie anche perché se Francesco Castagna Ischia Cruises ha lanciato, è arrivato un messaggio dal capofamiglia Ischia Cruises, ovvero Ali Lauro, e dallo staff dirigenziale, dal presidente Salvatore Lauro, dove praticamente con l'augurio che Ciro e i fratelli possano ritornare presto sull'isola di Ischia, Ali Lauro è lieta di invitarli in plancia di comando per il ritorno a casa. Quindi Ciro
e i suoi fratelli ritorneranno a bordo di un mezzo Ali Lauro con il comandante, e chissà che da lì non inizi forse una vita di mare e un futuro migliore per Ciro. Massimo, sei un guerriero, hai colto nel segno, quindi prego. Quindi Ischia Cruis propone, Ali Lauro rilancia, no? Rilancia, si raddoppia. Sì, allora abbiamo vicino un collega, mi sembra, Fabio. Sì, caro Max, il bello di questa diretta è stato proprio questo, cioè aver schiodato gli imprenditori dalle scrivanie e soprattutto i colleghi dalle redazioni, che a quest'ora stanno insomma chiudendo il giornale per domani mattina. Infatti con me c'è Francesco Castaldi, un giovane collega del Golfo, e mi ha detto: Fabio, io sono giovane, da poco che sono nell'ordine, ma non riesco a capire praticamente tanto accanimento nei confronti dell'isola. Francesco, fammi capire, che è successo? Io credo che questa sia anche colpa del fatto che purtroppo l'ordine non si fa garante anche delle popolazioni che sono state colpite, in questo caso della popolazione ischitana che è stata colpita da questo sisma. Quindi insomma, il mio, senza voler fare polemiche strumentali, il mio è un appello all'ordine dei giornalisti affinché insomma coloro che hanno fatto male il proprio lavoro, tutti i colleghi che hanno fatto male il proprio lavoro, vengano redarguiti e vengano puniti eventualmente, perché stanno da 72 ore circa dicendo un cumulo di stupidaggini, cioè stanno facendo rivedere soprattutto le principali testate, anche web e anche la RAI, stanno facendo vedere immagini che assolutamente non corrispondono alla realtà. Perché lo stiamo ripetendo anche sul giornale, lo ripeteremo anche domani sull'edizione cartacea del nostro quotidiano, è stata colpita soltanto una parte dell'isola. Questo non vuol dire che la situazione non sia grave, però insomma bisogna anche un attimino razionalizzare. Io ho vissuto in prima ho visto la vicina in prima linea, insomma, essendo la nostra redazione a casa Micciola, abbiamo sentito, io e questo collega Ferrandino, abbiamo sentito la scossa e siamo rimasti turbati, ovviamente siamo ancora turbati da quello che è accaduto, però bisogna anche fare uno sforzo e razionalizzare e dire che bisogna anche raccontare le cose per come sono. Francesco, io ti ringrazio, ma a questo punto ordine, se ci sei, batti un colpo, fatti sentire. Magnitudo del fenomeno, questo non funziona proprio sui microfoni, è andato, allora dobbiamo proprio fare rimbalzo dei microfoni. Chiedo scusa, dicevo, c'è a pochi metri da me una signora che rappresenta perfettamente una opinione che deriva da una considerazione che è diventata generale in caso di sisma e che riguarda la magnitudo del fenomeno, perché è noto che, ed è stata in realtà una bufala e un famoso fake, è noto che a causa di questo fake sembrerebbe che al di sotto di certi valori lo Stato non sia tenuto ad intervenire e al di sopra di quei valori lo Stato debba intervenire. Per un caso disgraziato il dato che è stato fornito per Ischia è molto vicino a questo valore. Le considerazioni che riguardano, non sono un tecnico ma gioco forza come voi, mi sono informato e a furia di intervistare poi in questi eventi esperti un'idea me la sono fatta. Purtroppo i terremoti non sono mai uguali, anche se rispettano delle caratteristiche che gli studiosi hanno ben catalogato, e le zone nelle quali questi terremoti incidono, per caratteristiche proprio della superficie e delle zone che sono colpite, sono letteralmente simili come noi umani ma diversi l'uno dall'altro. Quello che è accaduto a Ischia è un caso molto particolare che certamente va studiato e va confermato. Oltretutto bisogna ben capire cosa funziona e cosa non funziona nella rete di rilevamento sismico dei nostri territori, perché è evidente che noi non possiamo prevedere i terremoti, e questa purtroppo è cosa nota, ma certamente noi dobbiamo essere in grado di studiarli. Per cui se una stazione non funziona o funziona male, ma o non è in grado di dare i risultati e i dati, a questa cosa bisogna mettere mano come a tante altre cose.
cose. Ribadisco ancora una volta, non siamo venuti qui questa sera a dire che non è successo niente, anzi mi fa piacere il discorso che faceva la signora, che io ho riportato spero precisamente, perché ragazzi niente, e dal fatto che non si deve nascondere niente nasce questa trasmissione che non nasconde quello che stasera abbiamo rappresentato. Bravissimo. Se riattivassero l'osservatorio geofisico invece di buttare soldi in altre cose, dice la signora, e concordo con lei, sarebbe cosa straordinaria. Peraltro si tratta di pezzi di storia dell'isola e della nostra regione, che non devono essere dimenticati, magari a favore, per carità, ci sta tutto, qui fa tutto. Due vacanzieri possiamo. Allora io chiedo però alla regia, ragazzi, quell'altro microfono funziona o no? Gli posso dare la linea? Oh, perché altrimenti vi vedo fare delle corse, purtroppo il microfono ha smesso di funzionare. Allora, vengo da te e poi mi dai la linea, perché ho Ferrandino che ha beccato due pazzi che sono rimasti a villeggiare sull'isola. Intorno al bene e al cuore di Ischia, che cosa propone il Consorzio Cotumar? Il Consorzio Cotumar è sorto perché alcuni imprenditori hanno ritenuto che fosse necessario per migliorare la qualità del turismo e della vivibilità sull'isola, a partire da quelle del traffico e a finire a quelle dell'inquinamento del mare, delle spiagge, eccetera. E questo perché l'offerta turistica sia un'offerta turistica di qualità, cosa che secondo noi è necessaria per migliorare anche le condizioni di vivibilità della popolazione. Aspetta ragazzi, meno male che sta finendo questa storia. Fatemi capire adesso dalla regia, il mio microfono funziona? 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 Datemi conferma, perché siamo in chiusura di collegamento. Siamo inquadrati, sì? Funziona sto benedetto attrezzo, non male. Allora, è l'occasione fuori sigla per ringraziare Ischia Wi-Fi, che è uno staff incredibile di giovanissimi ischitani che sono per me un orgoglio. Regala fischi d'Ischia, Luigi, ma si continua a fischiare? Fortunatamente sì, non ho ancora coniato un fischietto contro il terremoto. Comunque la prima cosa che voglio fare è un pensiero ai nostri concittadini che non ci sono più, l'unica nota negativa. L'altra nota negativa di tutto questo sono i media, a parte questa tutti gli altri stanno continuando a rimandare la foto del cumulo di macerie che abbiamo imparato tutti a memoria, e c'è stato uno sciacallaggio mediatico sull'isola che fa paura, perché Ischia non è solo il terremoto dell'altra sera, ma Ischia continua a vivere e continua a vivere bene, tutta l'isola, tutto il resto dell'isola, parte la zona circoscritta, il resto dell'isola è viva. Stamattina c'è stato un gruppo di turisti che sono venuti al negozio a fischiare, si è fermato un pullman e è venuto un gruppo di negozi di signori a fischiare, venivano da Frosinone, una zona che sta ancora ballando. Quindi quello che noi abbiamo avuto è stata la millesima parte di quello che hanno avuto i nostri i nostri parenti, con i quali siamo anche gemellati, ma siamo gemellati veramente con Arquato del Trondo. Casa Micciola è gemellata con Arquato del Trondo. quindi, noi speriamo che continueremo a fischiare a lungo, e capisco che questa è la diretta, e speriamo che un po' di buonsenso in tutto quello, che si riprenda un po' di buonsenso, perché quello che manca in questo momento è il buonsenso. Tutti quanti parlano, ma siamo in chiusura. Grazie, Luigi, grazie. Grazie. Se no, ci fai andare oltre ogni limite. Matilde Andolfo, voglio salutare prima prima Matilde, se abbiamo dei pazzi con sto microfono, voglio salutare prima Matilde, che in questi due giorni ischitana ci ha regalato emozioni come lei sa fare, intervistando i protagonisti positivi di questa vicenda. Ricordo sicuramente le interviste che hai fatto a Ciro, al papà, ma voglio ricordare Matilde, e ti faccio l'ultima domanda, abbiamo un minuto, te lo regalo questo minuto, ai Vigili del Fuoco, perché io credo che quell'intervista sia stata per te particolarmente importante, l'operatività di queste persone, la capacità, l'emozione che ci hanno regalato.
Sì, Marco De Felici, uno dei vigili del fuoco, è un po' l'emblema di questa grande, meravigliosa squadra, fatta di persone dotate di grande umanità, ma soprattutto, ecco, di grande competenza, perché è questo importante sottolineare. La squadra proveniente proprio dal Lazio e anche dalle altre regioni era proprio specializzata nelle emergenze terremoto. Addirittura mi ha raccontato Alessia, la mamma dei fratellini, che c'era una vigile del fuoco donna, Minuta, che riusciva veramente a insinuarsi in intercapedini, sì, e riusciva, era quella che poi abbracciava tutti, che poi abbracciava tutti i colleghi. Non solo, diceva state zitti, perché anche un masso spostato in una maniera diversa da come va spostato può creare danni e addirittura compromettere la vita stessa. Grazie Matilde. Grezzo Stellone, un'emozione questa sera importante, grazie, perché tu hai dato voce agli imprenditori solani che ti hanno avuto come punto di riferimento, e quindi noi ci rivediamo in settimana, perché tu incominci a strillare nell'Ancomen, per cui sarà un piacere riaverti con noi. Ma il piacere è sicuramente mio, ed è stato mio il piacere di aver visto l'imprenditoria, il meglio dell'imprenditoria siciliana, ischitana, essere qui con noi questa sera, a dimostrazione che Ischia è viva e Ischia c'è. Però, caro direttore, a questo punto permettici, perché strillone so io, però loro si sono associati, strillano, c'è un guerriero che strilla, e più si dice che tra qualche minuto compì gli anni, quindi permettici di darti i nostri auguri dalla tua redazione. Vabbè, grazie Max, naturalmente anche a te. Grazie a tutti. È la voi. Prima volta che sei stata a Ischia, come? Un esordio straordinario, e mi raccomando, un appello su Facebook, hashtag Ischia Vive, perché è un'isola straordinaria. Grazie per avermela fatta conoscere. Ho incontrato gente davvero, davvero meravigliosa, e non è un luogo comune. Gaetano Ferrandino, vieni qua, Gaetano, avvicinati un poco, così guadagniamo anche, lasciamo un po' il nostro Luca un attimo di relax finale. Gaetano, il direttore. Sì, qui dalla regia mi dicono ci vogliono i pasta, ma io domani sono in diretta lì, quindi e voglio i pasta. Allora Gaetano Ferrandino, direttore del Golfo, ha seguito con noi fin dal primo momento, veramente dal primo momento, la paura e poi naturalmente quanto è accaduto successivamente, aiutandoci a raccontare con particolari precisi la situazione, ed è quello che poi abbiamo continuato a fare questa sera. Gaetano, sono veramente contento di esserti amico e di aver sfruttato la tua amicizia che ci ha permesso di mettere su una squadra tecnica in pochi minuti. Veramente complimenti a questi ragazzi di Ischia Wi-Fi e a Luca Ricci, che sono veramente stati straordinari, e a voi del Golfo e a tutti gli operatori dell'informazione locale ischitana, che credo ci abbiano regalato una bella dimostrazione di passione. Grazie e buon compleanno. Allora, è un modo strano di passare il compleanno a Ischia, perché Salvatore, un appello sì. Finale se possibile, perché alle nostre spalle si sta consumando un confronto proprio sugli alloggi, bisogna fare presto. Questo. E sarà così, perché qui lavorano veramente tutti con grande entusiasmo. Io vi ringrazio mai fatto in due anni, ringrazio il mio editore che mi ha fatto prendere una decisione un po' strana l'altra notte e che ci ha permesso questa diretta, che ha chiarito. Ribadisco, non è vero che non è successo niente, è successo qualcosa, non è vero che non c'è l'abusivismo, ma il terremoto a Ischia non è arrivato perché ci sono case abusive. Non è vero che non si deve intervenire, non è vero che non si deve risanare, è vero però che tutto quello che tanti vi hanno fatto vedere è troppo, è troppo, è troppo, è troppo. La verità è quella che credo questa sera tutti indistintamente, le persone che sono state presenti in piazza, migliaia di persone, vi hanno manifestato. Grazie per l'attenzione, abbiamo fatto un pixel al quale tenevo veramente tanto, perché l'abbiamo fatto dalla mia terra, e per una volta fatevi concludere con un Forza Ischia.